Iniziamo in posizione seduta, a gambe incrociate. Mani appoggiate alle ginocchia, palmi rivolti verso il basso. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo le spalle e per qualche secondo lasciamo che i pensieri scorrano liberi. La mente è come l'oceano e i pensieri sono un po' come le onde. Non possiamo calmare le onde dell'oceano, è vero, ma possiamo calmare i pensieri, almeno un po'. E il modo migliore per farlo è lasciare che scorrano indisturbati, senza dare loro troppa importanza. Se proprio non ci riusciamo, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro, su ogni inspiro e su ogni espiro. Ora apri gli occhi e inspirando porta le braccia verso il cielo ed espirando torna. Inspiro, porto di nuovo le braccia verso l'alto, palmi uniti ed espiro, ritorno. Un'ultima volta. Inspiro, braccia verso l'alto. Ed espiro, ritorno. Inspiro e questa volta allungo le braccia in avanti, camminando con le mani fino a quando non posso più estendermi in avanti senza alzare le natiche. Ed espirando, avvicino il petto al pavimento. Con ogni inspiro trovo stabilità. E con ogni espiro mi allungo anche se solo di un altro millimetro. Ancora un paio di respiri. Inspiro e questa volta allungo le braccia verso destra e allungo, 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 allungo il più possibile, tenendo entrambe le natiche ben salde a terra. Inspiro, trovo stabilità ed espiro, mi allungo. Inspiro, torno al centro. Ed espiro, cambio direzione. Questa volta mi allungo verso sinistra il più possibile, facendo attenzione soprattutto a far sì che la natica destra non si alzi da terra. Ancora un paio di respiri. Mi allungo un altro mezzo millimetro. E inspirando lentamente torno al centro. E una vertebra alla volta, piano piano, torno su con il torso. Ci portiamo ora lentamente nella posizione della tavola. I polsi sono sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Inspiro e inarco la schiena. Espiro, inverto il movimento creando una U rovesciata. Continuiamo alternando questo movimento per alcuni secondi. Inspiro e inarco. Espiro e inverto. Guardo verso l'ombelico. Inspiro e ancora una volta l'ombelico scende verso il pavimento mentre io guardo verso il cielo ed espiro, inverto il movimento. Ancora un paio di volte. Inspiro. Coccoliamo la spina dorsale. Espiro. E un'ultima volta. Inspiro.
ed espiro. Torna in posizione neutra. Apri ora le ginocchia un pochino più ampie rispetto alle anche. Inspira, solleva il braccio destro verso l'esterno ed espira, fallo scivolare sotto il braccio sinistro, che nel frattempo si è allungato in avanti per fare un pochino più di spazio. Continua a scivolare fino a quando la spalla e la guancia destra non sono completamente o quasi completamente appoggiate a terra. Puoi scegliere di portare la mano destra sul sacro e ampliare così la torsione. Restiamo qui per qualche respiro. Ad ogni inspiro troviamo stabilità e ad ogni espiro proviamo a ruotare ancora un po'. Inspiro. Torniamo al centro facendo perno sulla mano sinistra e ripetiamo dall'altro lato. Questa volta è il braccio sinistro a scivolare sotto quello destro che si allunga a sua volta per creare un po' di spazio. Continua a scivolare fino a quando la spalla e la guancia sinistra non sono completamente o quasi appoggiate a terra. Se hai portato la mano sul sacro da un lato, fallo anche dall'altro. Anche se ogni lato è sempre diverso. Puoi anche chiudere gli occhi oppure fissare un punto. Lascia che i pensieri scorrano liberi. Immagina di strizzarli fuori dal tuo corpo, fuori dalla tua mente, con ogni espiro ruotando un pochino più verso il cielo. Inspiro, la mano destra torna a terra e piano piano mi risollevo, tornando nella posizione a quattro zampe. Tenendo ora le ginocchia separate tra loro, allunghiamoci nella posizione di Balasana, la posizione del bambino, portando le natiche ad appoggiare sui talloni, fronte appoggiata a terra, se ci riusciamo, oppure anche appoggiata sulle mani. Possiamo fare dei pugni con le mani e metterli uno sopra l'altro, appoggiandovi la fronte. Chiudiamo gli occhi e cominciamo a percepire come si sente il nostro corpo a questo punto della nostra pratica. Inspiro e lentamente torno su e mi siedo con le gambe allungate in avanti. Schiena dritta, allungo le braccia verso l'alto con un inspiro ed espirando mi allungo in avanti, in Paschim Uttanasana. Possiamo fermarci ovunque lungo le gambe ci consenta di allungarci senza arcuare la schiena. Se riusciamo ad arrivare ai piedi o alle caviglie, proviamo ad avvicinare la fronte alle gambe. Immaginiamo che la mente stia riposando sulla nuvoletta del respiro. Sentiamo le gambe allungarsi, la schiena allungarsi. Mentre lasciamo andare ogni pensiero che non ci sta servendo in questo momento. Lentamente torniamo su una vertebra alla volta e ci stendiamo a terra. Gambe piegate, piedi a terra. Portiamo la caviglia destra ad appoggiare sulla coscia sinistra proprio vicino al ginocchio. Flettiamo il piede destro mentre portiamo il ginocchio sinistro verso il petto, dolcemente. Afferriamo con entrambe le mani la parte posteriore della coscia sinistra, come volessimo spingerla verso di noi. E resisti allo stesso tempo con il ginocchio sinistro alla spinta delle mani, tutto mentre apri l'anca destra.
Sentile anche aprirsi in questo gioco di forze opposte. Inspira ora e lascia andare la presa delle mani, stendendo la gamba sinistra e piegando quella destra verso il petto, prima di portare il ginocchio destro a scendere lentamente verso sinistra per una torsione supina. Estendi le braccia all'esterno e gira la testa verso destra, per coinvolgere nella torsione anche la zona cervicale. Chiudi gli occhi e lascia che sia. Ascolta le onde e affida loro i pensieri. Inspirando, torna al centro e ci prepariamo per cambiare lato. Portiamo la caviglia sinistra questa volta ad appoggiare sulla coscia destra proprio vicino al ginocchio. Flettiamo il piede sinistro mentre portiamo il ginocchio destro verso il petto. Afferriamo con entrambe le mani la parte posteriore della coscia destra. Possiamo farlo anche nella zona della gamba vicina al ginocchio. L'importante è che proviamo a spingerla verso di noi e resistiamo allo stesso tempo con il ginocchio destro alla spinta delle mani, mentre apriamo questa volta l'anca sinistra. Inspira e lascia andare la presa delle mani. Stendi la gamba destra e piega quella sinistra verso il petto, prima di portare il ginocchio sinistro a scendere lateralmente verso destra per una torsione supina dall'altro lato. Le spalle sono allineate ai fianchi. I palmi possono essere rivolti verso l'alto o verso il basso. La testa gira a sinistra. Chiudiamo gli occhi. Fissiamo un punto. Lasciamo che la forza di gravità faccia tutto il lavoro. Inspiro, torno al centro e abbraccio entrambe le ginocchia al petto questa volta. Se non ho dolori cervicali, alzo anche la testa. E oscillo per qualche respiro avanti e indietro, come un piccolo ovetto cosmico. Torno a terra e unisco i piedi per Supta Baddha Konasana. Apro le ginocchia all'esterno e appoggio le mani sulla pancia, mentre si alza con ogni inspiro e si abbassa con ogni espiro. Chiudo gli occhi, percependo solo il movimento delle mani. Inspiro e chiudo le ginocchia aiutandomi con le mani e mi racchiudo un'ultima volta nel mio vetto cosmico, preparandomi in questo modo per Shavasana, il rilassamento finale. Stendo le gambe una alla volta e le lascio ruotare verso l'esterno, completamente rilassate. Allontano le braccia dal torso, i palmi sono rivolti verso l'alto.
Chiudo gli occhi e se mi accorgo che la mente si è agitata, la faccio di nuovo riposare su quella nuvoletta soffice del respiro. Lasciati cullare dal suono delle onde. Quelle onde che portano via ancora una volta i pensieri, lasciando la mente più calma e tranquilla che mai. Sentiti radicato a terra, sostenuto, protetto e allo stesso tempo così leggero. Senza riaprire gli occhi, comincia ora a percepire di nuovo il movimento delle dita dei piedi e delle dita delle mani. Avvicina le gambe tra loro, ruota la testa e allunga le braccia sopra la testa per un inspiro, lasciando poi andare tutto e portando le ginocchia al petto con l'espiro. Oscilla un po' a destra e un po' a sinistra, fino a quando non lasci cadere con dolcezza le ginocchia verso destra e ti sollevi lentamente, tornando nella posizione di partenza, a gambe incrociate. Palmi sulle ginocchia, questa volta rivolti verso l'alto, in segno di ringraziamento. Un ringraziamento a te per esserti preso questo tempo. Oggi è un ringraziamento alla vita. Namaste.